Senatore Bagnai, illustra l'interrogazione numero 1349 concernente l'accesso ai documenti relativi ai lavori dell'Eurogruppo e dei vertici euro per 3 minuti. Grazie, signor Presidente. Signor Primo Ministro, in un poliziesco di fine anni Ottanta, un commissario, rivolgendosi all'ispettore che gli chiedeva come relazionarsi coi giornalisti desiderosi di informazione, sentenziava: «Trattali come i funghi». Alla perplessità dell'ispettore, il commissario specificava: «Tienili all'oscuro e coprili di letame». In economia di azienda questo principio di amministrazione si chiama mushroom management ed è il modo in cui i suoi plurimi governi hanno trattato questo Parlamento nel suo legittimo desiderio di essere informato su cosa accade colà dove si può. La risposta ricevuta è sempre stata un sostanziale e più non dimandare. L'interrogazione che le viene sottoposta quindi non verte solo su atti specifici del suo governo, sulle reticenze, sulle ambiguità che a nostro parere hanno viziato il negoziato sull'approfondimento dell'Unione Europea con la nota vicenda del MES, tali per cui, come ho già rilevato in aula, è letteralmente impossibile comprendere a quale stadio questo negoziato sia giunto. In particolare è impossibile capire se la cosiddetta logica di pacchetto sia stata rispettata o fosse solo un suo personale espediente dilatorio. L'interrogazione verte su una domanda fondamentale soprattutto: qual è il senso di appartenere all'Unione Europea? Come minimo riteniamo che questo senso dovrebbe essere quello di ottenere una maggiore, non una minore, tutela dei nostri diritti di cittadinanza. Fra questi è basilare il diritto alla trasparenza, tutelato dall'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali, in diretta connessione con il diritto a una buona amministrazione, stabilito dall'articolo 41 della stessa Carta, che prevede fra l'altro l'obbligo dell'amministrazione di motivare le sue decisioni. Se ciò vale per ogni cittadino, riteniamo che ciò valga anche per i rappresentanti dei cittadini nel momento in cui desiderano, per rispetto del mandato da essi ricevuto dagli elettori, circostanza che nel suo caso non si è verificata, verificare che il mandato da essi conferito al governo sia stato rispettato. A nostro avviso, a questa esigenza, che la legislazione nazionale tutela specificamente con l'articolo 4 della legge 234 del 2012, non può opporsi segretezza se non nelle circostanze specificamente normate dalla legislazione europea, quale ad esempio la confidenzialità di informazioni che possono influenzare i mercati. Contestiamo quindi la tesi sostenuta da ministri e funzionari dei suoi plurimi governi, secondo cui l'Eurogruppo opera sotto un vincolo di segretezza, sia legibus solutus, in particolare quando opera come co-legislatore, e le chiediamo cortesemente di fornirci le fonti del diritto che a suo avviso giustificano un simile abuso. Grazie. Il Presidente del Consiglio Conte risponde all'interrogazione illustrata. Con riguardo al tema della trasparenza e ai dubbi che sono stati avanzati attraverso questa interrogazione su vincoli di riservatezza, in primo luogo si ricorda che i lavori dell'Eurogruppo, come previsto dal protocollo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, costituiscono un incontro informale di ministri delle finanze degli Stati membri dell'area euro e che, secondo i suoi metodi di lavoro definiti nel 2008, i suoi lavori sono riservati. Pertanto non è possibile fornire al pubblico specifici resoconti verbali delle discussioni avvenute nel corso delle sue riunioni. Il regolamento europeo 1049 del 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, ripeto queste specifiche istituzioni, non è direttamente applicabile all'Eurogruppo. Ad ogni buon fine si rappresenta che gli esiti delle riunioni dell'Eurogruppo sono pubblici, SEC, e disponibili per la consultazione sul sito web del Consiglio dell'Unione Europea. Il riferimento agli esiti del citato dialogo con l'Ombudsman O'Reilly, è stata avviata una riflessione su una possibile revisione anche della politica di trasparenza dell'Eurogruppo, con l'obiettivo di raggiungere un bilanciamento ottimale tra le necessità di riservatezza e confidenzialità delle attività dell'Eurogruppo e invece la opposta necessità di informare il pubblico. A riguardo il documento dell'Eurogruppo European Transparency Policy Review and the Way Forward del 20 settembre 2019
cita alcune delle iniziative che l'Eurogruppo intende porre in atto proprio al fine di accrescere la propria trasparenza. Con riguardo al vincolo di riservatezza sui lavori dell'Eurosummit, si ricorda inoltre che, ai sensi delle norme per l'organizzazione delle attività dell'Eurosummit, le deliberazioni dei vertici sono coperte dal segreto professionale. Pertanto non è possibile fornire al pubblico resoconti né verbali dei lavori e delle discussioni delle riunioni dell'Eurosummit. In riferimento a quanto citato nella premessa dell'interrogazione, si rappresenta che nella lettera del Presidente dell'Eurogruppo Centeno al Presidente dell'Eurosummit Charles Michel, la lettera risale al 5 dicembre 2019, Centeno, quindi il primo, dichiara che sulla base dell'ampio accordo raggiunto nel giugno 2019 l'Eurogruppo ha continuato a lavorare sul pacchetto completo di riforme del meccanismo europeo di stabilità MES, sull'ulteriore rafforzamento dell'unione bancaria e sulle questioni in sospeso inerenti lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività per l'area euro. Con specifico riguardo al MES, in quell'occasione l'Eurogruppo ha raggiunto un accordo di massima, con riserva ovviamente di concludere poi le procedure nazionali, su un pacchetto di documenti correlato alla sua riforma. Riguardo agli altri aspetti inerenti l'approfondimento dell'unione economica e monetaria e in particolare dell'unione bancaria, sono state evitate decisioni sulla modifica del trattamento prudenziale dei titoli di Stato detenuti dalle banche. Rispetto al sistema europeo di assicurazione dei depositi, ormai l'acronimo è famoso, EDIS, il negoziato è stato rilanciato e proseguirà nel corso dei prossimi mesi. Nonostante i già citati obblighi di riservatezza, comunque l'esito dello Eurosummit del 13 novembre 2019 è chiaramente desumibile dallo statement pubblicato al termine del vertice. In tale statement non è citata alcuna finalizzazione del pacchetto di riforma del MES, bensì si legge che è stato dato mandato all'Eurogruppo di proseguire i lavori con riserva della conclusione delle procedure nazionali e di continuare a lavorare su tutti gli elementi inerenti l'ulteriore rafforzamento dell'unione bancaria su base consensuale. Tale esito, se mi permettete, per nulla scontato, costituisce, oltre che un indubbio successo, anche un punto di forza per l'Italia, si pone in coerenza con la logica di pacchetto affermata poi nella risoluzione parlamentare di maggioranza che è stata approvata l'11 dicembre 2019. Interviene in replica il senatore Bagnai per 2 minuti. Grazie, signor Primo Ministro. Io non so se lei abbia mai voluto essere un buon avvocato per il popolo italiano, ma sicuramente non è stato qui in quest'Aula, glielo dico, ciò che evidentemente desidera essere, cioè un buon avvocato del progetto europeo. La sua risposta è insoddisfacente e mette inutilmente in cattiva luce l'Unione Europea, che viene dipinta come un progetto politico in cui i destini delle persone sono affidati a un organismo informale, a 4 amici al bar. Lei potrà pensarla così, ma sa benissimo che non la pensano così le autorità europee, a partire dall'Ombudsman che lei ha citato, che già più volte si è trovata ad affrontare questo tema. I documenti dell'Eurogruppo sono documenti del Consiglio, come viene specificato anche nella risposta ricevuta dal dottor Grizzuti del quotidiano La Verità, quindi rientrano nel perimetro del regolamento 1049-2001. La stessa tesi viene sostenuta nella lettera che l'Ombudsman indirizza il 14 marzo 2016 al Presidente dell'Eurogruppo, dove si afferma inoltre che anche i documenti degli organi preparatori dell'Eurogruppo, quegli organi tecnici che ora si sono chiusi a riccio dopo che qui in quest'Aula abbiamo sollevato il caso del MES e che il Ministro Gualtieri chiamerebbe GSC, EFC, EPC, EWG, sono anch'essi soggetti allo stesso regolamento e quindi è richiesto per essi la trasparenza. Quindi ci dispiace
ma non credo che sia riuscito nel suo intento di nascondere il fatto che quella che lei ha definito logica di pacchetto in effetti si è dimostrata essere una logica, ahimè, di pacco. No, 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 no. Sospendo l'aula.